Bene, ciao a tutti. Oggi vigilia di Natale, 24 dicembre. Vi propongo un gioco Good un po' luck the così, way I came. I'll try to find a un po' shortcut. diverso, non conosciutissimo, I Am Alive, platform quasi totalmente, al 90% platform, direi. Inizialmente era uscito solo su console, e Please do poi è something, I'm stato stuck here. The shit convertito just collapsed anche while I e was portato su scavenging. PC. But there's a forklift just there. If you can find a Il parachute or something, you gioco can get me out of here. è, come ho detto, quasi completamente un No! platform, Please come intervallato da alcune parti di combattimento. La libertà di movimento nel gioco è veramente nulla. Se cercate un platform con tanta libertà di movimento, questo non fa per voi perché alla fine la strada da percorrere una, al massimo ce ne sono due, però comunque non potrete fare le missioni in maniera stealth o in maniera aggressiva, dovrete sempre farle nel modo in cui ve lo impone il gioco. È un platform quindi vecchio stile, dovrete saltare, arrampicarvi, saltare di nuovo su scale, tubi, eccetera. Dato che sono qui in questo punto rialzato, colgo l'occasione per farvi vedere la grafica. Io sono con i dettagli al massimo, magari su YouTube la conversione sarà un po' peggio, si vedrà un po' peggio, però comunque la grafica, i dettagli, diciamo non è male, però non è neanche una grafica da urlo, non gridiamo al miracolo. Proviamo a saltare di qua. Sì, ce la facciamo. Sì, graficamente non è male e tutto questo effetto sgranato serve a coprire appunto la povertà di texture. C'è stato poco successo, come ho detto, nella conversione fra PC e console. E parlando per quanto riguarda la trama di questo gioco, è quasi del tutto inesistente perché noi, come vedete, lo scenario è post-apocalittico. Noi dobbiamo fare missioni, tra virgolette, per le persone che incontriamo man mano nel gioco. No way I can drop that far. E sì, la trama, scusate, non è niente di particolare. Non è uno spoiler, vi dico subito che c'è il protagonista che sta cercando la sua famiglia. E io non l'ho ancora finito, questo è un gameplay reale, diciamo. Sono circa 10 ore di gioco. Oh, due vecchi. You want to know what life is worth now? Nothing. Hey. Not a cent. Una Here bottiglia, comes no, a non vedo la lonely bottiglia. hero. He's gonna find E his lost niente, father. il gioco è estremamente ripetitivo perché le missioni sono sempre quello, saltare, saltare, saltare. A chi piace il genere platform lo posso anche consigliare, ma a chi non piace il genere, a chi vorrebbe solo passare qualche ora un po' così, no, ve lo sconsiglio. Il gioco non è per niente. Ah, un cadavere. Il gioco non è per niente innovativo. Il genere platform esisteva quando ero più piccolo e esisteva ed esisterà sempre. Se volete qualcosa di innovativo, rivolgetevi su altri titoli. Inoltre, io ho messo una difficoltà più alta e il gioco è estremamente, estremamente frustrante. C'è il sistema di vite in questo gioco, che è veramente triste come cosa. Se tu fai un errore, devi ripartire dal checkpoint precedente spendendo una vita. Quando l'hai finita, devi ripartire da inizio livello. E la cosa è veramente, veramente noiosa e ti spacchi le palle dopo un po' che sai che giochi. In definitiva, le parti di combattimento, mi sono dimenticato di dire, che intervallano le parti platform, sono gradevoli anche se sono ripetitive. L'unico elemento di novità, per esempio, è quest'arco che mi è stato dato,
Però sì, se devo trovare un'arma a metà gioco, le uniche due mie armi sono la pistola, l'arco e il macete, potevo anche farne a meno, diciamo. In conclusione, al gioco do 6 e mezzo. Non mi ha fatto impazzire. A me piace il genere platform, però comunque non mi ha fatto impazzire. Se lo trovate per 5, 4-5 € su Steam o su altri siti, ok. Altrimenti potete tranquillamente lasciar perdere. Con questa vi saluto e ci vediamo alla prossima review Maldestra.